Buonasera, ben trovati. Vi voglio preparare una orata alla piastra su crema di carciofi con carciofo, bello rosolato lo faremo, alla romana però un po' schiacciato e rosolato. Abbiamo qua, eccola qui, una orata da porzione, il carciofo. Abbiamo già pulito con i relativi riambi, aglio prezzemolo e se ce l'avete la mentuccia, però va bene anche soltanto il prezzemolo, un po' di pepe e limone. Cominciamo col preparare i carciofi, la crema di carciofo. Quindi su un pentolino mettiamo un pochino di olio e uno spicchietto di aglio. Un pezzettino, lo lasciamo intero e dopo lo andremo a togliere. Voilà. Poi prendiamo i nostri gambi, eccoli, li abbiamo puliti. Abbiamo pulito i nostri gambi. Ecco qua i gambi. Li facciamo a pezzettini, nel frattempo sta rosolando l'aglio con l'olio. In pentola. Questi ci occorreranno per preparare la nostra crema di carciofi. Buonasera, ben trovato. Bene, abbiamo tagliato a pezzi. Ciao Rick, abbiamo tagliato a pezzettini il nostro carciofo e lo metteremo nel nostro pentolino. Tanto aspettiamo che si rosoli un pochino. Accendiamo, prepariamo anche per il nostro carciofo. Eccolo qua, un altro pentolino, e andremo a preparare il condimento del carciofo. Qui nel frattempo possiamo mettere i nostri gambi. E li facciamo andare un pochino. Dopodiché aggiungeremo un pochino di acqua e poi li chiuderemo. Ecco qua. Un pochino di sale, mettiamo un po' di lenticchia e lasciamo andare. Possiamo aggiungere già un pochino di acqua. Eccoli qua. E questa è la nostra crema. È in preparazione. Ora prepariamo il condimento per il nostro carciofo. Quindi prendiamo la mentuccia, un pochino di aglio. Eccoci qua. Li andremo a tritare insieme. Anche un po' di prezzemolo e mandiamo tutto insieme. La mentuccia ha un profumo buonissimo. Ecco qua. Mettiamo una scodella. Mettiamo un pochino di olio, di sale e di pepe. Tanto il nostro pentolino si scalda. Aggiungiamo un pochino di olio. Ciao Stephen. Grazie, sei molto gentile. Abbiamo messo il nostro olio extravergine. Aggiungiamo un pochino di sale. Un po' di pepe. Voilà, fatto.
andiamo a mescolare, ecco qua, e con questo andremo a condire il nostro carciofo. Eccolo qua il carciofo. Adesso facciamo in questo modo, delicatamente, e lo apriamo. Ok? Ecco qua, abbiamo aperto il nostro carciofo e inseriamo il condimento all'interno. Così. Terminiamo di condirlo. Bene. Ecco qua. E possiamo andare a metterlo nel nostro pentolino. Ciao Billy! Ecco qua. Mettiamo il pentolino via. E facciamo cuocere. Ci mettiamo il coperchio e il nostro carciofo andrà a cuocere. Allora, nel frattempo, questa è la crema. Ciao Eliana, buona serata. Vedete, la crema sta andando, poi dopo frulleremo il tutto. Okay. Adesso prepariamo il condimento per la nostra orata. Intanto accendiamo la piastra, così è ben calda. E la facciamo scaldare. Ci occorrerà calda per mettere la nostra orata. Adesso prendiamo l'orata, ecco qua, già bella pulita, ecco l'orata. Ciao Marta, grazie. E facciamo delle incisioni sulla dorsale, in questo modo, su ambo le parti. Ok, perfetto. E prepariamo il condimento per la nostra orata. Quindi prendiamo un po' di prezzemolo, lo mettiamo, mettiamo un pochino di aglio. E come abbiamo fatto per il carciofo, prepariamo il nostro condimento. Pezzettino di aglio, molta, io non ne metto molto perché, anche se poi dopo comunque lo togliamo, lo tritiamo insieme al prezzemolo. Ecco. A questo punto mettiamo, faremo come abbiamo fatto con il carciofo. Ciao Liza, ciao Domenico, scusate se qualcuno mi sfugge ma sono impegnata, specialmente quando ho i coltelli cerco di fare attenzione. Controlliamo il nostro carciofo, diamo una schiacciatina, ecco fatto. Prendiamo l'olio, sempre olio extravergine, mi raccomando, non ne siamo ricchi. Ecco un po' di sale.
Il pepe lo abbiamo messo, aggiungiamo anche un po' di limone. E il nostro condimento ce l'abbiamo bello pronto, un pochino di pepe e via, siamo pronti. E questo è il condimento per la nostra orata. Quindi lo mettiamo all'interno, sull'incisione che abbiamo fatto e sulla nostra pelle. Potete lasciarlo un po' da mettere a cuore dopo. Ecco qui. Andiamo in cottura. Ora andiamo a vedere come procede qua. Un po' di sale per la nostra crema di carciofi. Posto. Adesso la andremo a frullare. Il nostro lasciotto cede, è quasi pronto. Proviamo la nostra crema di carciofi. Togliamo l'aglio, è meglio. Ecco un semplice ora di immersione, togliamo, possiamo girare la nostra orata. Ecco.
si volta, vedete non ci vuole molto, la crema l'abbiamo spenta, il carciofo ci siamo fatti, mettiamo un attimo, quasi pronto, facciamo rosolare ancora un pochino. Prendiamo un piatto, abbiamo qua un bel piatto, eccolo qua, l'abbiamo preparato. Ci mettiamo la crema. Eccoci qua, siamo pronti, siamo proprio quasi pronti. Vedete, qui c'è voluto molto. Abbiamo sistemato la crema di carciofi, l'orata è quasi pronta, il carciofo è pronto. Eccoci qua. Eccolo qua, bello rotolato, ecco il nostro carciofo, ecco il carciofo pronto, andiamo a vedere la nostra orata. Ancora qualche minuto e anche la nostra orata è pronta. Quindi ci siamo quasi, abbiamo quasi fatto tutto quanto. Ciao Bilal, buona serata. Ho fatto un piatto buono anche per te. Una bella orata su crema di carciofi con un bel carciofo rosolato. Adesso è il periodo e quindi va bene. Quasi pronta la nostra orata. Potete metterla anche al forno se non disponete di una piastra, come me in questo caso, comunque la cottura sulla piastra è fattibile. Quindi potete mettere la vostra orata anche nel forno, la benissima anche nel forno. Quando si stacca dalla lisca, allora è pronta. Ciao Patrizia, buona serata anche a te. Ci siamo, il nostro piattino è quasi pronto e la mia cena anche stasera. Andiamo così, possiamo spegnere. Aspetta, io per farvelo vedere, potete praticamente metterla nel forno. Eccola qua.
pochino di prezzemolo. Poi, come dicevo prima, se avete ancora un pochino di mento, lo potete mettere tranquillo. Ebbene, la nostra orata alla piastra con carciofo e crema di carciofo è pronta. Come avete visto, non ci è voluto molto, è stato abbastanza veloce con la cottura. Consiglio, se avete problemi con la piastra che un pochino fa un po' di fumo in casa, può dar fastidio, potete tranquillamente condirla e metterla nel forno. Bene, per questa sera abbiamo fatto, un bacio e un abbraccio, la prossima ricetta, se avrò tempo, spero di sì, faremo un bel primo piatto, ok? Un bacio a tutti e buona serata, ciao!